Nel 2018 la collaborazione Alfa del CERN ha implementato l'esperimento Alfa-G, una trappola magnetica per atomi di anti-idrogeno progettata per studiare gli effetti della gravitazione sull'antimateria. Una componente della teoria della relatività generale di Albert Einstein, chiamata principio di equivalenza debole, afferma che tutti gli oggetti, indipendentemente dalla loro massa o composizione, dovrebbero cadere liberamente allo stesso modo in risposta alla gravità. Un'affermazione che non aveva ancora avuto conferma sperimentale per l'antimateria. Ora l'esperimento Alfa-G è riuscito a osservare direttamente atomi di anti-idrogeno in caduta libera. I risultati, pubblicati su Nature, indicano che l'antimateria è soggetta alla stessa attrazione gravitazionale della materia ordinaria. Ma vediamo come funziona questa fabbrica di antimateria che si trova appunto al CERN di Ginevra, il cui centro nevralgico è costituito da una serie di deceleratori che forniscono antiprotoni agli esperimenti sull'antimateria a bassa energia. L'esperimento Alfa lavora con atomi di anti-idrogeno, sintetizzandoli dai loro componenti, che sono positroni, ottenuti da una sorgente radioattiva. I positroni vengono prima accumulati e poi sparati nella macchina verticale dell'esperimento Alfa-G, dove si svolgono le misure sugli effetti della gravità. Intrappolati all'interno di Alfa-G, i positroni attendono che qualche antiprotone arrivi attraverso la linea del fascio per essere anch'essi ricatturati nella camera dell'esperimento. Dopo qualche ulteriore manipolazione, si ottiene una nube di antiprotoni e una di positroni, che vengono per così dire shakerati dentro una trappola magnetica, per produrre un cocktail di atomi neutri di anti-idrogeno. Gli atomi di anti-idrogeno vengono formati da due positroni che si scontrano nel campo dell'antiprotone. Uno dei positroni viene catturato e si ottiene un atomo neutro di anti-idrogeno, che in realtà è un po' magnetico. La maggior parte degli anti-idrogeni si muovono troppo velocemente per essere intrappolati, quindi fuggono e si annichiliscono, ma alcuni di loro vengono confinati nella camera magnetica. Per accumulare un numero significativo occorre ripetere decine di volte questo processo, visto che la maggior parte di anti-idrogeni prodotti si disperdono. Una volta raggiunto il numero desiderato, inizia l'esperimento vero e proprio sugli effetti della forza di gravità. L'idea di base è quella di rilasciare gli atomi lentamente per osservare come siano influenzati dalla gravità. Vengono quindi aperte lentamente le estremità superiore e inferiore della camera di contenimento. Alcuni atomi usciranno da sopra, altri da sotto, per poi annichilarsi, in modo da poter numerare quanti abbiano preso una via oppure l'altra. Ora, ci si aspetta che in questa macchina l'80% degli atomi di idrogeno, quindi materia ordinaria, esca dal fondo nelle condizioni date dell'esperimento. Quello che la nuova ricerca ha osservato è che anche gli atomi di anti-idrogeno hanno la tendenza a cadere dal fondo dell'apparato, quindi che il comportamento dell'anti-idrogeno è coerente con il comportamento della materia normale nelle stesse condizioni. È bene specificare che la difficoltà di questo esperimento non è concettuale, ma prettamente tecnica, in quanto occorre antimateria neutra per misurare l'influsso della gravità su di essa. Siccome la gravità è la più debole fra le forze, sarebbe impossibile osservare effetti gravitazionali su particelle cariche. Quindi, anche se si conosce l'antimateria dal 1920, questa è in realtà la prima volta che viene fatta una misurazione diretta dell'effetto gravitazionale in maniera controllata. Oltre a confermare le previsioni della relatività generale, secondo gli autori questo risultato apre la strada a futuri test del principio di equivalenza debole, che potrebbe migliorare la comprensione della natura gravitazionale dell'antimateria.